E ci racconti la situazione, come mai sono a rischio questi alberi, come mai sono vicini al taglio, cioè la prospettiva è quella del taglio, come è già successo a uno di loro. Ma il problema è nato con l'alluvione e il nubifragio del 2 di ottobre e questo albero, che non c'è più, è stato lesionato, è caduto in una parte di albero e quindi è stato demolito. Ed è stato demolito anche l'altra parte, come si vede dalla foto, perché è pericolante, perché questa zona qui è sbilanciando, cadendo un ramo, l'altro è rimasto sbilanciato e quindi hanno demolito tutto. È stato tagliato giustamente perché è pericolante e la manutenzione del verde pubblico è doverosa e quindi nulla da dire, nulla da eccepire. Il problema è che noi al posto di questo buco di cemento gradiremo avere un altro albero, perché dobbiamo mantenere il verde, ma non solo per noi, per tutti, perché il verde è fondamentale per la vita e se ne parla fin troppo, e quindi io spero che venga ripiantato un albero, e anche dietro ce ne sono un altro tagliato, e che si faccia manutenzione adeguata e che questa manutenzione porti però a un rimboschimento, cioè a riprendere la situazione precedente, quindi di avere alberi in questa zona come anche in altre zone. Dobbiamo tenere al verde perché è la nostra vita. Ecco, il rischio di un patrimonio, diciamo, di tutti i cittadini, sia coloro che risiedono in questa via sia coloro i quali ci passano, è a rischio anche perché gli alberi circondati da nastro potrebbero seguire la stessa sorte, in quanto si ritengono essere stati lesionati anche loro, potrebbero subire la stessa sorte di taglio rispetto ai due che già sono stati tagliati. Voi avete intercettato, diciamo, gli operai che lavoravano alle piante, avete chiesto spiegazioni, cosa vi è stato risposto? Non ero presente, comunque le risposte sono abbastanza evasive, anche perché probabilmente anche loro non sanno dopo il taglio che cosa può succedere. Il problema è che è giusto fare manutenzione, però bisogna anche ripristinare quello che si toglie, perché altrimenti si desertifica. È solo un albero, siamo d'accordo, però se questa situazione prende campo, qui di alberi poi finisce che non ce ne sono più, perché se si manutengono, se gli alberi pericolanti vengono tagliati e non vengono sostituiti, cioè è la palissiana la cosa, mi sembra abbastanza banale, quindi noi vorremmo la restituzione dell'albero come concetto, quindi mantenere il verde non solo per l'albero in sé, ma come concetto generale. A farsi interprete dell'inquietudine dei cittadini di via di Mura delle Cappuccine, che hanno visto dal 2 ottobre, il giorno dell'evento atmosferico che ha danneggiato gli alberi, hanno visto susseguirsi una serie di tagli e temono che anche gli alberi che ancora resistono, per quanto siano stati danneggiati dal vento, possano subire la stessa fine. C'è il consigliere Alberto Pandolfo che ha deciso di intraprendere un'iniziativa per portare il tema nel dibattito politico e presentare in programma di presentazione un'interrogazione alla giunta per la prossima seduta del consiglio comunale. Ci spieghi di cosa si tratta? Sì, sono stato chiamato dai cittadini di Carignano, di Mura delle Cappuccine, proprio in questi giorni, dopo parecchi mesi dal primo crollo che c'è stato il 2 ottobre dello scorso anno, che ha fatto, diciamo, sì che uno dei lecci sia stato assolutamente non solo decapitato, ma le radici siano state tombate col cemento. Altri esemplari sono stati tagliati e chiaramente ora i cittadini vogliono conoscere quale sarà il destino della piantumazione di via, della via sulle Mura delle Cappuccine. È una via tra l'altro riqualificata recentemente, dove sono stati investiti dei denari dall'amministrazione precedente e dove chiaramente non bisogna far sì che questo luogo si squalifichi. Certamente poter mantenere il verde, poter mantenere una piantumazione è una qualifica per questo spazio e quindi va mantenuta. È importante sapere quindi che cosa vorrà fare l'amministrazione, se
intenderà ripiantumare gli alberi come auspichiamo e come chiediamo, per fare in modo che questo continui ad essere un luogo vivibile e un polmone, seppur lineare, del quartiere.